Nel 1970. Mi stavo aggiustando. Nel 1970. Sì, parla. Laggava un computer. Ma questo l'hai messo su SSD? Questo sta su SSD. Guarda, io non ti dico nulla. Allora, mi raccomando, ragazzuoli, questo è il secondo capitolo, il secondo gameplay, spero anche ultimo. Abbiamo alzato il brightness perché altrimenti qua non si vedeva un cazzo. E niente, io non gioco come il signor Sinergo, sono compulsivo. Però credo che la compulsività ti farà perdere dettagli. Tipo quello che aveva già fatto tutta la capuzzera. Non lo so se mi fa perdere dettagli, di sicuro. Devo fare più veloce possibile perché mi caga il cazzo, non andrà. Ma li devi prendere un bacio, gli piace. Eh sì, e quello è il cazzo. Che a volte li vedi, ma non li puoi ancora prendere perché non vengono del tutto fuori. Però c'è un bozzoccola. Allora, ho cominciato a... Ah, che devi essere anche abbastanza preciso. Ma uno come cazzo fa? Il fatto è che non te li piglia subito. Devi stare... Devi aspettare che mettono fuori la testa. Non te li prende subito. È veramente un dito in culo sta poi parte. Brightness non è che ti aiuti poi troppo. No, perché sostanzialmente alza la gamma, ma... Se fosse rimasto come qua... Se ci fosse una X, tipo, da qui raggiungi tutto. No, ma raggiungi tutto. Ma è troppo... c'è troppo tempo. Devo alzare pure il volume. Ma il problema è che nell'ultima parte fanno rumore tutti insieme, da tutte le direzioni, non si capisce più un cazzo. Quella parte è devastante. Consigliamo di ascoltare tutti i gameplay di Poppy Playtime con le cuffiette, ragazzi. Vale veramente la pena. C'ho paura di quei buchi là perché là non si capisce mai. Guarda quel figlio di puttana. Quelli in alto non si vedono un cazzo, non si vedono. Giù. Madonna. Quello si era fatto quasi tutto. È geniale sta parte, eh? Cioè, è veramente bella. Però l'ultimo pezzo non so come si faccia, onestamente. Una a destra, eh? Non ho più ancora di più. Bastardo. Ci ripeto. Catroia. Dai, dai, sta andando bene.
Mamma mia. Fa un effetto strano quando ti avvicini con la mano al vetro, hai visto? Va in refrazione. Passo dietro. Che dove va? Ho sbloccato l'altro, capito? Quindi è il biglietto del treno, cioè. Ok, si va oltre, andiamo... Andiamo oltre, come direbbe Matteo Montesi. Ah, Madonna! Prego. Premi il bottone per darvi da mangiare le caramelle. Credo che questa roba non sia proprio delle migliori. Deve entrare un carrello fotonico. Deve spaccare quelle assi. Se è come Baldo, siamo freschi. È tornato. Ma quindi Agi Wagi. Ma perché solo sempre quando ci sto io? Sempre quando ci sto io. È rosa però sto giro. È buono. Mi ha aiutato. Sei buono. Ed è veloce. Ok, dopo. Che cosa abbiamo risolto? Che hai fatto uno shortcut per prendere la corrente e arrivare più rapidamente. E che cosa abbiamo risolto? Mi invita a fare questa cosa, quindi cazzo. Questa è una parte per te però, molto compellente. Bella compellenza, eh. Oh no. Non ho capito. Ho fatto tutto il giro fondamentalmente. Che serve? Ho un cazzo, dovevo portare il carrello. Ah no, ce l'ho fatta, sono bravo.
Devo prendere il carrello per fare quello che hai detto prima. Per rompere quei cazzi in culo. Barry. Merry. Ciao Barry, si è suicidato. Beh. Che cazzo è successo? Perché ha avuto un rallenti? Non lo so. Treno. Siamo tornati. Come Dark Souls. Siamo tornati al trenino ciuff ciuff. Credo che abbiamo tutti i pezzi. No, manca un pezzo di biglietto. Manca un pezzo. Quello mi fa sempre una paura fottuta. Ecco perché si ripristina. Statues. Ci sono le statue? Che gioco sarà? Statues, ragazzi. Beh. Che devo fare? Ah, entra. Dove mai? Ah, devi prendere e tirare. Minchia. Tragedia. È bello questo ambiente, blu e viola. Oh, ma gli ambienti sono fenomenali, eh. Anche se c'è veramente un sacco di riciclo di assets, però non si nota perché sono piazzati così bene. La madonnina pianto. E la madonnina pianto. Hai capito che devo fare? Ma era solo amarena. Ce l'ho messa io. E madonnina pianto. È Cristina da Vene in concert. Allora, c'è qual quadra che non cosa. Secondo me devi passarlo in quegli elettrodi là. Non ha senso che ci siano, vedi? Se non passi negli elettrodi, quei due. Ma non è come dici tu, capito? Dov'è il primo? Mi manca il primo. Dov'è il primo? Beh, no, non credo sia così indietro. E mi manca il primo, perché quello è il secondo. Quale secondo? Ah, è dall'altra lato. Se secondo me questo cartellone dovresti tirarlo giù. Ah, adesso mi è più chiaro. Ma oh, madonna, non ho capito un cazzo di quello che hai fatto. Ok, non so che cosa ho sbloccato, ma l'ho fatto. Che è questo che fa tic tac?
Tu da qui vieni. Si sente come dei piedini che... Oh, io ho sbloccato qualcosa. Qui non c'è niente. Forse devo andare... Forse devo ritornare fuori di qua. Ok. Bene. Welcome to statues. Oh, un 2-3 stella. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back on. Ecco, quando perderò un sacco di tempo, Nicola, qua, Perché? If PJ reaches you, guarda, your test is over. That's all. Capito? Ti segue. Ti segue qualcosa. Ciao, bau bau. Bau bau. Bau bau. Quindi dove cazzo devi andare? Devo farmi tutta la cosa, ma mi devo stare fermo quando le luci sono accese. Beh, ce la facciamo? Grazie. Che cazzo fa? Figo, bellissima sta parte. Non vedo dove sta il coso. È un pezzo di quello che abbiamo visto prima, quella cosa deforme per terra, viola e blu. Ma scusami, ma a sto punto corri anche quando c'è luce. No, perché ti incula. Hard. Andiamo nell'hard. Beh, sono al buio qui dentro. Oh, vorrei... Ah, ma mo mi insegue. Capito? Ti insegue. Ma è bello che quando, anche quando la luce è accesa, lui ti insegue. Guarda il buco. Vedi, continua a inseguirti anche a luce accesa. Ma si muove più velocemente proprio. Visto? Ho sbagliato a cliccare. Onestamente non ho capito. Ho sbagliato a cliccare, volevo prendere il... Il cazzo lì. Il cazzo lì. E non l'hai visto il collezionabile? No. Io sì. Che palle, Diana. Comunque è lento qua. Questo è il massimo della... Ributtati dentro perché lì non riesci più a saltare. Ah, no, c'è.
A me sembra che quello cammina sempre uguale. Sì, ma non è così. Quando cammina la luce ti incula velocissimo. Ho sbagliato buco, vero? Non lo so. Mi sono perso. Vabbè, credi un cazzo. Puttana. No, sono riuscito dall'altro lato, da dove? Ok, un'altra cosa. Sono mosso. Puoi guardarti intorno, non puoi muoverti. Ma che cazzo? però mi hai cagato il cazzo, eh. Sto facendo tanta fatica perché ho... non sono quel tipo di persona. Quale tipo di persona? Quella che aspetta, quella sei tu. Su questo gioco non ce la faccio. Non so dove cazzo andare. Non so dove andare. Penso là sopra, ma... Cazzo, si è buggato. No, ma no, che stiamo scherzando. Si è buggato. Ma quello entra nelle cose. Che cazzo. Ah, vedi dove devo andare. Merda, vabbè, abbiamo scoperto. Non mi piglia però manco. Si è buggato pure il tizio. L'ho buggato. Ti sei buggato però. Dai però. Come faccio a riniziarlo se non muoio? Vabbè, devi caricare la partita. Load game. No, dai, cavolo. È il gioco più di paura di tutto, raga. Come te la cavi? Guarda, quello ormai ha detto mo me ne vado, se sta tornando indietro. Va bene. Sto saltando, sto facendo casino, niente. Oh. Sei buggato. No, sono proprio entrato nella roccia, non c'è modo. Forse... Ah, puttana, mi sa... Tra l'altro, guarda qui. Guarda questa roccia fusa con la plastica. Unreal. Tanta roba. Niente, sono buggatissimo, molto di più di prima. Vado... Ui! Vai, vai, vai. No.
non vorrei si fosse buono. Questo esce da qua, vero? Non lo so cosa c'è. Forse devi andare là tu. Ok, sì, devo andare qui. No. No, ho sbuggato tutta la situazione, eh. Per favore. Per favore. No. Cioè, raga, sarebbe stato orribile. C'è il boss finale, no? È il vermecane lì? No, è lei. Com'era? È lei. Senti, mi sta strippa male. Where are you? Non so che devo fare. E sempre look up. Stai salendo tantissimo. E ancora. Idroterapia. Capisco. Nemmeno io, ma a questo punto conviene andare. Toy scanner, ci manca. Serve un giocattolo da mettere lì. Bando di là. Che serve? Questo. E va a fare un gol. No, devi fare tatta. Va a fare un culo. Io lo devo fare più volte. Ok, l'altra. Pure l'altra leva. No, quella serve per andare su. Non devi andare su. Non lo so quello che devo fare. Che cazzo stai? Ah.
Ho capito. Oddio. Ok. Che cazzo fa? Fai fare il percorso al coniglio, cambi le frecce, mo l'ho capito. Ok, e mo perché casca? C'è un problema. Perché io faccio andare su, faccio andare su, ma poi effettivamente non so quello perché sto facendo qui. Allora, devi procurarti un giocattolo di questi. Quindi devi fare in modo che cada verso di te. Fino a qua. Questo prima andava di qua, quindi faccio passo giro. Lui sale. Sale. Sale e qua per forza casca però. Mi fa... Perché mi fa pepe? Non li puoi prendere. Perché non li posso prendere? Che l'ho preso. Ho preso un sacco. Quindi è fatto? Boh. Non lo so. Ma sicuramente sì, sono conigli, vai. Ok, vabbè. Molto più semplice del previsto. È che è soltanto che sembrava, con quel suono sembrava che tu non li stessi prendendo. Sì, era... Beh, Emo. Che non vuoi entrare in un bel posto angusto, buio. Non è mai successo, voglio dire. Questo è il 2, mo l'1. Uff. Shish. Il caldo non aiuta, devo dire la verità. No, shish, no. Però cazzo, già da adesso stiamo a morire di caldo, che cazzo succede a giugno, a luglio, ad agosto? E la Madonna. Nobody is here by choice. Get up! Get up, figa del puttù. Get up. Chissà come se la giocheranno questa cosa dello stare qua.
dello stare qua? Sì, perché non muori, questo è un mondo in cui non si muore. È una delle due cose, non ce l'abbiamo mai. Come dovrebbe funzionare sta cosa? Ce la posso fare. Ok, allora. Riflettiamo. Allora, qui c'hai il primo. Qua c'è il primo. C'hai questi due elettrodi vicini ai quali devi passare. Poi ti si apre quello che ti dà un altro di questi cazzo. Ma non lo posso prendere perché è chiuso qua. Quindi forse dovresti accendere. Cosa? Forse premendo su quell'altro di là si dovrebbe aprire qui. Eh no, questo. Ok, non so come ho fatto. Devo vedere bene. Non capiterà mai più. Porca troia. Mannaggia Cristina. Che è successo? Ho capito. Che c'è una mamma un po' scropa. Scusa se non ci stai capendo niente. No, proprio nulla. Però lo faccio per il tuo bene. Madonna. È un disastro quella parte. Ok, comunque io ho messo fuoco. E mo? Ho aperto questa parte. Giusto? Ho aperto uno shortcut. Quindi ho aperto uno shortcut. Non mi è chiarissimo quello che sta succedendo. Allora, ho aperto questo shortcut. Quando stacco si apre, c'ho sta roba qui, ma devo attivare il verdone. Ma forse devo fare solo questo qua. Sì. Ok, adesso mi insegue qualche cosa così sicuramente. No. Bella. I asked you to play fair and you cheated. Great cheaters. Now we're going to play one last game. Cos'è? Sì. Nascondino, ragazzi. Ok, vabbè, un level design degno di nota. Tranne lo stuttering, quello no. Mi piacciono un sacco questi. Leva. Leva. Ok. Perché è contestualizzato, ovviamente. Ah, scusa.
Uscita? Col cazzo. E mo succede qualcosa. Qual è la logica? Vabbè, si deve sbloccare questo, quindi probabilmente prima questo. Allora, rosso, poi gialla, poi blu, poi verde. No, è come se non ci fosse proprio corrente. Guarda in alto. Che cazzo c'è? Ah, ok, uno. Allora, il rosso è uno. Due il blu. Verde 3. Rosso, blu, verde e poi quello che rimane. Bello. Fatto veramente bene questa cosa. Molto carino, tutto semplice comunque con i colori, ma non mi spiego come sia per bambini. Pensi che debba tornare indietro? Ci sono buone probabilità di sì. Possibile che mi faccia arrivare tutta la strada all'indietro? Allora che ti devi fare? Che devo fare? Stagione iniziando. Fatto sta che sta parte me l'aspettavo molto prima, quindi. Ti sei buggato perché tu premevi compulsivamente prima di iniziare. Ok. Dove cazzo è arrivato? È sulla luna, è un altro gioco. Come in. Vedi se ci sta qualche cosa dove mi posso ficcare. Vabbè. Ci ho provato. Forse mi devo fare inseguire e poi quando arriva lì dentro mi devo rificcare dentro. Forse ti devi fare inseguire in quella stanza, girare tutto intorno, farti seguire e ritornare indietro. No, potrei fare così tipo. Anche sì. Quindi finito sto corridoio con i muri colorati, guardi in alto, afferri la leva. A meno che non c'è qualcosa su. Bella così. Fighissimo. Porca troia. Devo aspettare. Bello però, cioè il verso che fa lei è terrificante. E tornare indietro. Banalmente dovevi aspettare che si cagasse il cazzo di seguire.
Ti devi metterla? Allora, questo. C'è un cazzo in culo. Lo mettiamo qua. Questo si accende. Però dentro ci devi mettere qualcosa da bruciare. È probabilmente a bambolina, no? Sto pensando che... ho creato qualcosa che abbiamo messo qui. Non potevo sospettare che funzionasse in questo modo. Potrebbe arrivare da qui la bambolina e potresti bruciarla nel forno. No, no, solo per creare... per forgiare una... dei piani per te. Diana, no, da qua, e questa è cattiveria però. Ah no, ok, no, tutto da qua. Non è complicatissimo, se proprio ti devo però dire. Però rompe i coglioni, cioè. Bravo. Ok, e quindi? Ah niente, falla venire giù e torna indietro. Non viene? È lentissima. Ma pensavo che cascasse. Come me la in culo quella? Finché il fuoco è acceso, lei non viene? Io pensavo che dovesse cascare sotto. Bisogna farla entrare nella fornace. C'è una... una maniglia su una... hai visto? Lo so, ma non... non vorrei che se... è Diana però, eh. È un po' punitiva questa. Be careful around fire. Questo lo dice. Però come lo ficchi dentro? Come ce la ficchi dentro? Oh. Sto ragionando, sto pensando. Leggiamo quei biglietti, visto che ci stanno appesi. Sicuro. War machine. No, questo dice solo di. Lo so, mini non parla di damage. No, ti dice solo come funziona il macchinario. Secondo me bisogna prendere qualcosa e sfondare quel buco a terra. E che cosa vuoi prendere? Quello non funziona. Là, l'unica cosa che mi viene in mente è salire qui sopra. No,
per buttarsi di sotto. E mentre ti butti di sotto, appicci fuoco. È l'unica, eh. Ma... scusa, c'è una scala? Oh. Ci puoi salire? No, questo è quello dove stava... No, il ladder, il ladder. Questa scala qua. Può servire a qualcosa? No. L'unica cosa che mi viene in mente è quella, eh. Ah, figli di puttana. Metti fuoco, vai. Ah! Come cazzo si fa? Mi devo mettere io dentro a fuoco. Oh, è l'unica. Magari a me il fuoco non fa niente, ma dubito. Porca troia, però. Magari ti devi mettere nel culo della... Vabbè, io provo. Vaffanculo. Vabbè, però questa è molto antintuitiva, eh. Profondamente antintuitiva. Chi è che si butta nel fuoco, Cristo? Vabbè. Abbiamo fatto. Qua sì, però solo beccare il giusto ritmo. Se n'è andato. That's it. Pensavo che si lo fottessi, invece. La madonnina pianto. Che figo. No. Che cazzo si deve fare? Si è scappato. Quindi secondo me ti dovevi solo chiudere nel forno, senza accenderlo nemmeno. No, magari lo devi accendere. No, da capo no, per favore. Mo non c'è il bidone di merda. Bello. In guerra farebbe cagato. Madonna. Oltre che sbruffare da morire. Sopra, guarda. Guerra sarebbe tremendo sto gioco, ma sono sicuro che uscirà, eh. Che palle, guarda. Però penso che sia proprio l'ultima fase, dai. Sì, perché? Ma sto cazzo di coso. Ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Beh, questo è tutto scriptato. Una volta che superi certi punti non puoi perdere. Eh.
più veloce. Ma perché se non, non lo prendo bene, non mi si attacca. Run! Se la ride lei. Mazza. Bravo. Dio buono! È complicato. Molto complicato. Perché i comandi comunque fanno fatica a essere responsivi come vorrei. Allora, non mi piace, di sto gioco non mi piace il sistema delle mani. Il sistema delle mani basterebbe cambiare quella cagatina. Basterebbe fare che quando lasci tira indietro le cose. Basta. Il barile che ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. La devi fare tutto one shot stavolta. Non c'è un cazzo da fare. Ci sta. Madonna, devi essere perfetto lì. Ricorda un po' le fughe di Ori. In Ori quasi sempre si scappa prima di combattere. Le fughe sono bellissime. Dei gran bel pezzi di fuga sono. Sono così poco abituato ad averci un orologio al polso che guardo il telefono. Vabbè. Ma c'ha due voci, una fa oh, l'altra ride. Porca di quella. Serie. Sì, però Uchin creata pure. Getu. Tanto si stupida esce. Guardate come ottimizza. Questa parte è scriptata. Sì, fortemente, quindi. Però quando arrivi qui hai veramente un cazzo di tempo per fare. Madonna. Porca di quel. Non mi avrai, Baldracca, non mi avrà. No, ti ha avuto. Ma non è che posso passare pure di là? Non credo. Guarda, c'è di buono che si vede qualcosa qui rispetto all'altra fuga che hai fatto, dove non si vedeva veramente un cazzo. No, no, va bene, va bene. Ce l'ha da cagarsi sotto, eh? Ma scusa, ma ci sono sempre riuscito.
forse devi aspettare che si rialza un po' di più. Non lo so. Dove cazzo l'ho lasciato, mo? C'è lag. L'avevo lasciato un'altra mappa, praticamente. A fine anno avremo un video bellissimo. Ormai ogni giorno almeno 7-8 clip ci sono. Noi a fine anno, a Natale, produrremo un video dove ci sono un po' di imprecazioni. Porca di quella... Che provi io. Sì, è proprio... Beh, ora provo io, perché mi trovo veramente male con questo sistema di comando. Però ci penso il buon Sinergo che... Attenzione. Dai, dai. Molla! Grande! Ok. Nel buco. No, lagnatela. Oh, grandioso. Grande. Affanculo, era disegnata. Ma dovessi dirti come ho fatto, non lo so. Girati. La porta, la porta. La porta. Si era buggata per un attimo, devi abbassare la leva. Prego. Comunque sì, ti può fare. No, speriamo non me lo fa da là, per favore. No, penso da qui, dai. Perché è già abbastanza punitivo. Ok. Ah, è rimasto incastrato là. Che scena. Vattene, si rialza. Ah no. Che strazio. Ma quindi potevo andarmene. Che strazio però. Che cazzo è questo? Ah, un braccio. Un braccio robotico. Tremenda sta cosa. Il braccio robotico, capito? Quindi è il creatore dei giochi che ha... Che ha effettivamente... Sarà l'anima del creatore del gioco che è arrivata all'interno dei fatti e sfinisti. Tu dici? Perciò è censurato nei filmati. Guarda, che bella luce che c'è qua. Devi saltarla, penso. No? Ah, no? Ah, no? E...
Beh, non posso saltare in questa fase. Ah, adesso sì. Si era buggata? Penso che adesso dobbiamo ritornare al trenino con tutto sto baratan di roba. Eh sì, ormai hai sbloccato tutto. Fangula mamita. Did you kill her? Good. I'll board the train. We need to leave. Non mi sembra contenta. Cioè, ha detto l'hai uccisa. Va bene. Andiamo al treno. Ce la dobbiamo andare. L'ha detto poco convinta. E l'ha detto con uno sguardo un po' strano. Secondo me succede qualcosa. Non era sospetta lei di più. Ma pensavo che arrivassero jumpscare, invece. Ci pensa il vento a farci jumpscare, ragazzi. Siamo circondati da vento. Coniglio. Agi wagi. Gattino e mostro. Ah, rifai qua. Reset. Coniglio. L'avevo resettato. E vai su coniglio. No, coniglio. No, lo so, però... Coniglio, agi wagi, gattino e mostro, ok. Giusto. Scusa. Oh, il vento, raga. Aspetta, leggi bene. Aspetta. Ah, rosso. Rosso, giallo. Come si fa? Che devi fare un'altra seconda? Ah, aspetta, non è che devo premere sto cazzo sotto. Ok. Rosso, giallo, rosso. No. E mo ci sarà una terza sequenza? Oh, è giusto, no? Allora, aspetta, leggi bene, questo è... C'è scritto icons must be color with this color. Ok, 3, 2, 4, 1. Madonna, 2. Mosi, minchia, c'avevano paura che glielo rubavamo. Ah, no, ci avevano detto che c'erano tanti, tanti fogli, tre parti. Siamo pronti, ci stiamo andando. Abbiamo finito il gioco, non ci credo manco se lo vedo. Però io non so quanto costi sta parte. 8,99. Quanto è durata? 2 ore e mezza? 5,99 ci stavano tutte. 5,99 ci stavano. Però 8,99 per un gioco non rigiocabile, perché questo non lo è tanto. È vero che se tu vai al cinema ti guardi un film di 5,99 è ben pagato. 5,99 va bene. 6 euro è ben pagato, considerando che voi pagate un kebab 3,50 euro, 4 euro. Un kebab e mezzo.
un kebab e mezzo non è tanto, raga. Ah, che cagazzo. You know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Che è successo? Si è interrotta la trasmissione. E comunque è un po' psicopatichina la bambola. Sì, vuole conquistare il mondo fondamentalmente. Ha pensato un sacco. Perché stiamo prendendo velocità? Allora, posso dire però, come formula di gioco, cioè diviso in pezzetti, venduto in pezzetti, non è male, perché per esempio se uno avesse venduto Elden Ring a pezzetti, io arrivato alla capitale avrei smesso di comprare. Quando il gioco diventa un po' cacoso, smetti stop di pagare. Stop the train. Stop the train. A proposito, ma sei entrato nella capitale? Sì, ho buscato pure la capitale. No, non posso fare niente, ragazzi. Chi ti ha fatto male? Chi è stato? Ah, adesso posso fare. Quindi la nostra unica... Fine del viaggio. La nostra unica fuga a morte. E mo probabilmente ci apre qualcuno la porta, che non è la bambina, ma è un altro mostriciattolo. Ah. Fly in a web. Bravo Isaac Christopherson. Bello, bello. Non mi dispiace affatto. Non mi dispiace affatto. Allora, questo tipo di gioco è bagatiello, Qualche bug è un ce po' l'ha, bagatiello a volte... Però credo che rispetto a chi l'ha giocato per le prime volte questo sia oro colato. Dico che era bagatellissimo all'inizio. Sì, assolutamente. Però bello, dai, diciamo che con 3 euro in meno era ben pagato. Sì, costa leggermente troppo per quello che offre. Anche se, devo dire la verità, facendo un rapporto semplice, 8 euro lo paghi al cinema. Sì, beh, è uno di quei giochini fatti per bene, perché alla fine tutti i tempi sono ben messi. È di intrattenimento. Ti dico, io se arriva il terzo capitolo lo prendo. Sì, allora per me sono un po' troppo cervellotici certi enigmi, ma proprio perché a me non piacciono quelle cose così intricate. Mi piacciono di più gli enigmi creativi che quelli logici. Ecco perché a me piace molto di più, che cazzo ne so, Limbo. Certo. Magari quelli con la fisica, mi piacciono molto quelli. Qui io ti devo far provare il gioco dell'ASCII con le ciambelle. Alla prossima!